interessante la parola sosia, nel senso che in molti casi si vedono concerti dove ci sono dei sosia sul palco. Bene, allora abbiamo voluto un pochino rinforzare il nostro sostegno alla musica originale, quindi agli artisti che si mettono in gioco componendo e prendendosi anche dei rischi in qualche modo. La musica è come la mia prima donna, meglio di l'amoroso sicuramente. Vorremmo puntare a vincere le ore di registrazione, poi vabbè. 30 ore per registrare un 5-6 pezzi è sempre un'ottima cosa. Le band che escono adesso sono solo band che fanno una musica molto preimpostata, è fatta a tavolino, non c'è più qualcosa che potrebbe uscire dalle persone soltanto, ecco, una cosa spontanea. Il fatto di non far uscire tante band, escono uno ogni tanto in Italia, poi suonano i Lapizzi a Sanremo. Siamo assolutamente d'accordo con questa politica di stampo americano. Facciamo indie, post, noise, core, alternative punk, stoner, metal. No, non me l'ho dimenticato, il jazz, free jazz. Io penso di parlare a nome di tutti, musicamente, è bello. Cioè, facendo cover sei sempre più sicuro che magari fai più successo, in particolar modo lui. Ci divertiamo sempre mentre suoniamo, questo qua è bello. Ci aspettiamo gli Ondes e siamo qua. Pa. Anti
circa ska, circa. Non è ska, ma circa. Aspettative, 3 mesi, non di più, basta, buona. Vorrei il cantante dei Geffen. Ah no, perché lui è anche chitarrista. Non per modesta, ma... Chitarrista, sei a posto? Questo è bello. Penso di avere qualcosa non in più, però qualcosa che mi rende diverso da tutti gli altri. Dunque, le aspettative di quest'anno. Rutterò. Penso sia un'aspettativa. Questo concorso, ovviamente, essendo arrivati terzi l'anno scorso, speriamo di andare un po' più là e magari di vincerlo. Se fossi...